Parte immediatamente con l'intervento di Stefano Rimoldi. Vedrete che anche questo intervento è elemento fondamentale per la riflessione che cerchiamo di portare avanti con questo evento. Vai Stefano. Grazie, ringrazio Andrea e Maurizio di avermi invitato qui a Firenze. Per presentarvi i dati del nostro gruppo di ricerca che si occupa del tema della programmazione fetale di malattie cardiovascolari da praticamente 20 anni. E nella mia presentazione all'inizio vi racconterò come siamo giunti a porci la domanda se la PMA possa indurre delle disfunzioni a livello cardiovascolare. Il background della nostra ricerca è stata l'ipotesi di Barker, che è un epidemiologo inglese che negli anni 90, attraverso degli studi epidemiologici, ha potuto mostrare che un ambiente avverso durante il periodo fetale perinatale è associato a delle malattie cardiovascolari e metaboliche nell'età adulta. E questi dati avevano mostrato che erano soprattutto delle alterazioni a livello della funzione della circolazione sistemica. E noi ci siamo posti la domanda se queste alterazioni che sono presenti nella circolazione sistemica siano anche presenti a livello della circolazione polmonare. E praticamente l'impeto di questa nostra domanda è stato uno studio che è stato pubblicato negli anni 90 da un gruppo di canadesi che ha fatto il seguente esperimento. Ha preso due gruppi di topolini nel periodo perinatale, uno dei quali che è stato sottoposto a un'ipossia nei primi giorni di vita. Aspetta, dove andò? Volevo mostrarvi la freccia. Ecco. Un gruppo di topolini è stato sottoposto all'ipossia durante il periodo perinatale, mentre con altro è stato sottoposto a una concentrazione di ossigeno ambientale normale. Poi hanno aspettato finché i topolini crescessero e diventassero adulti e hanno risottoposto i due gruppi a un'ipossia. Entrambi, quelli che durante il periodo perinatale erano sono cresciuti in situazioni normali e quelli che erano stati sottoposti a un'ipossia, e hanno trovato che praticamente nell'età adulta questi topolini qui mostravano un aumento esagerato della pressione polmonare. Adesso noi ci siamo chiesti: bene, possiamo imitare questo studio che è stato fatto negli animali anche negli umani? E per fare questo cosa abbiamo fatto? Noi sappiamo che praticamente l'esposizione all'altitudine provoca una ipossia, e questa ipossia facilita la detezione a livello precoce di una disfunzione endoteliale polmonare. Allora, quello che abbiamo fatto è di andare negli archivi e cercare negli archivi bambini che nel frattempo erano diventati adulti ma che avevano sofferto durante il periodo perinatale di un'ipossia, cosa che non è molto rara. E abbiamo riesposto questi adulti all'altitudine. Siamo andati sulla Capanna Margherita al Monte Rosa, abbiamo portato con l'elicottero il nostro ecografo e abbiamo esaminato questi bambini che durante il periodo perinatale hanno sofferto di ipossia e vissuti poi in situazione normale, in altitudine normale, e li abbiamo risottoposti all'altitudine e così all'ipossia. E quello che abbiamo trovato è il seguente fenomeno, cioè che qui rappresentato, vedete, sull'asse la pressione polmonare, e qui in giallo sono gli adulti che non hanno sofferto di ipossia perinatale, mentre qui in azzurro sono i bambini
gli adulti nel frattempo che avevano sofferto di una ipossia perimiatale. In altitudine normale, qui, la pressione è simile nei due gruppi, ma quando vengono riesposti all'altitudine, cioè a un'ipossia, abbiamo trovato che questi bambini, nel frattempo adulti, mostravano un aumento esagerato della pressione polmonare. Cioè, in poche parole, possiamo dire che una ipossia perinatale induce un imprinting in questi bambini, poi adulti, che provoca un aumento esagerato della pressione polmonare nell'età adulta. Ora, una delle domande che ci siamo posti era qual è il meccanismo di questo imprinting negli adulti che provoca questo aumento esagerato della pressione polmonare negli adulti. E la difficoltà è stata un po' quella di poter esaminare una popolazione che fosse costantemente esposta a una situazione di ipossia, perché abbiamo visto che l'ipossia facilita la detezione. E portare con l'elicottero le persone sulla capanna Margherita è abbastanza complicato. Quindi ci siamo chiesto, c'è una situazione dove possiamo esaminare adulti che siano costantemente esposti a una situazione ambientale che favorisca la detezione di queste disfunzioni. E siamo giunti alla conclusione che probabilmente uno dei posti migliori sia la Bolivia, La Paz. La Paz ha circa 3 milioni di abitanti nel frattempo e è situata a un'altitudine di tra i 3.400 metri e i 4.100 metri. Quindi una popolazione di 3 milioni di abitanti costantemente esposto all'altitudine, costantemente esposta alla ipossia, che ci permette di studiare questi meccanismi. In questa popolazione c'è un fenomeno particolare che si chiama il cosiddetto edema polmonare da rientro di alta altitudine. Cioè voi dovete immaginarvi che i boliviani che vivono a La Paz, cioè in altitudine, quando vanno in vacanza vanno al mare, cioè a 0 metri di altitudine. E una parte di questi abitanti che va al mare in vacanza, quando rientra in altitudine, soffre di un edema polmonare d'altitudine. E noi ci siamo chiesti, ma qual è il fenomeno che spiega questo? E siamo giunti, ci siamo accorti, esaminando le loro cartelle mediche, che tutti questi giovani che andavano in vacanza al mare e poi rientravano in altitudine erano nati da madri che avevano sofferto di preeclampsia. Allora, la nostra ipotesi era questa, che praticamente la preeclampsia della madre è associata a una disfunzione placentare e questa placenta disfunzionante si cerne dei fattori vasculotossici che naturalmente, essendo nella circolazione della madre, però vanno anche nella circolazione del bambino e possa provocare questa disfunzione vascolare nei bambini. Ci siamo posti questa ipotesi e abbiamo deciso di esaminare questi bambini nati da madri che hanno sofferto di preeclampsia e misurare la pressione polmonare in questi bambini. E questi sono i risultati che abbiamo trovato nella circolazione polmonare. Qui rappresentato su questo asse è la pressione polmonare nei bambini nati da madri con preeclampsia e nei controlli. E vedete che la pressione polmonare nei bambini nati da madri che hanno sofferto di preeclampsia era significativamente aumentata in confronto ai dei controlli abitanti alle stesse altitudini della stessa età, ma nati dopo una gravidanza senza complicanze. Ora, questi studi li abbiamo fatti nella circolazione
polmonare, ma noi sappiamo benissimo che la preeclampsia può avere anche degli effetti a livello della circolazione sistemica. E un'altra cosa importante da sapere è che le alterazioni a livello della circolazione sistemica non è che cominciano con il nostro primo evento cardiovascolare, cioè con l'infarto cardiaco o l'infarto cerebrale, ma molti anni prima possiamo già detettare delle disfunzioni a livello vascolare prima che ci sia l'evento cardiovascolare. Noi sappiamo anche da dati di anatomici, di autopsie fatte in bambini che purtroppo hanno avuto degli incidenti stradali, che a livello dei vasi sanguigni sistemici presentano già delle alterazioni che sono dei preamboli praticamente dell'arteriosclerosi. E uno dei praticamente il primo stadio dello sviluppo dell'arteriosclerosi è la disfunzione endoteliale, vedete qui. Il secondo stadio è un aumento della rigidità vascolare. Il terzo stadio è poi sono delle alterazioni a livello strutturale che noi possiamo detettare con, per esempio misurando l'ispessimento della carotide. Poi si sviluppa l'ipertensione arteriosclerotica e poi abbiamo l'evento clinico. Tutte queste alterazioni a livello della circolazione sistemica, noi abbiamo delle tecniche non invasive che ci permettono di quantificare già anche nei bambini. Per esaminare la funzione endoteliare sistemica, il gold standard, scusate, è la misura della flow mediated dilation dell'arteria brachiale. Vi farò vedere adesso come funziona questa tecnica. In questa tecnica si misura il diametro dell'arteria brachiale con una sonda e con un braccio stereotattico che ci permette una misura precisa. Si induce poi con un manicotto qui nell'avambraccio una ischemia relativa durante 5 minuti, cioè si gonfia il manicotto a 250 mm di mercurio, e quando si rilascia questo manicotto della pressione c'è un flusso aumentato che stimola l'endotelio dell'arteria brachiale a secernere monossido d'azoto. E vedete qui cosa succede con il diametro. Noi misuriamo costantemente con la sonda dell'ecografo il diametro dell'arteria brachiale. Vedete che qui abbiamo l'iscemia durante questi 5 minuti, cioè il manicotto è gonfio, poi lasciamo il manicotto, aumenta la perfusione del braccio, questo aumento della perfusione del braccio provoca il secernimento di monossido d'azoto e l'arteria brachiale, il diametro aumenta. E questo aumento dell'arteria brachiale praticamente in percentuale corrisponde alla funzione endoteliale sistemica. Qui ancora una volta vedete proprio le immagini di questa tecnica qui, dove si misura il diametro, qui vedete il diametro dell'arteria brachiale, poi facciamo l'ischemia durante 5 minuti e quando rilasciamo il manicotto, flusso aumentato rappresentato da questo Doppler provoca una dilatazione dell'arteria brachiale. Ora, abbiamo esaminato anche in questi bambini in cui vi ho fatto vedere precedentemente i dati sulla funzione polmonare, questi bambini nati da madri che hanno sofferto di preeclampsia, questa funzione endoteliale. Qui rappresentata su questo asse, cioè più è alto il valore, meglio funziona l'endotelio. E vedete qui che nei bambini nati da una madre che ha sofferto di preeclampsia, la funzione endoteliale era significativamente peggiore in paragone a quella dei controlli. Ora, una questione che ci siamo posti è se, diciamo, la preeclampsia per sé induca una disfunzione a livello della circolazione del bambino, rappresentata
scusate, nella parte sinistra, cioè è la preeclampsia per sé che induce la disfunzione nel bambino o è un difetto genetico che induce da una parte la preeclampsia nella madre, ma che poi viene ereditato anche dal bambino e quindi anche questo presenta una disfunzione a livello della circolazione. E per testare questa domanda abbiamo fatto il seguente esperimento. Ha misurato la funzione endoteliale in bambini fratelli, uno dei quali nato dalla madre che ha sofferto la preeclampsia e uno nato dopo una gravidanza senza complicazioni. E abbiamo guardato cos'era la funzione endoteliale. E ciò che abbiamo trovato è che la funzione endoteliale nei fratelli nati dopo una gravidanza normale era simile a quella dei controlli. In poche parole, la disfunzione endoteliale causata nei bambini nati da madri che hanno sofferto di preeclampsia è dovuta alla preeclampsia per sé e meno da un fattore genetico che viene ereditato dal bambino. Quindi, i fratelli, la seconda conclusione che possiamo trarre è che i fratelli di bambini nati da preeclampsia hanno una funzione vascolare normale e la disfunzione vascolare nei bambini nati dopo preeclampsia è causata dalla preeclampsia per sé. Questo ha un impatto importante perché se noi riusciamo a prevenire o a trattare la preeclampsia nella madre, probabilmente riusciamo anche a prevenire la disfunzione vascolare nel nascituro. Bene, ora abbiamo visto che abbiamo fatto degli esperimenti durante o abbiamo esaminato bambini e adulti nati da madri che hanno avuto un problema nel periodo fetale tardo. Ora, noi sappiamo dalla biologia generale che i primi giorni di vita ci sono due periodi associati a una vulnerabilità aumentata. Uno cosiddetto late fetal, nel tardo fetale, abbiamo visto qui la ipossia perinatale e la preeclampsia, ma c'è anche un altro periodo vulnerabile che è quello precoce embrionale. E ci siamo chieste se c'è una situazione associata a dei cambiamenti dell'ambiente durante questo periodo embrionale precoce. E siamo giunti alla conclusione appunto che la PMA, in inglese questa ART, Assisted Reproductive Technologies, è proprio una situazione in cui durante questo periodo embrionale precoce l'ambiente viene alterato dovuto alle diverse tecniche che noi conosciamo. Quindi la PMA, rispettivamente l'ART, comporta molti interventi sull'embrione o sulle cellule preembrionali in una fase particolarmente vulnerabile del futuro nascituro. E quindi ci siamo detti, è possibile che anche bambini nati dopo una fecondazione in vitro o la PMA presentino una disfunzione vascolare. E la nostra ipotesi era che, appunto, che la PMA possa provocare una disfunzione vascolare prematura anche negli umani. Abbiamo visto precedentemente che prima dell'evento clinico ci sono delle alterazioni a livello della circolazione sistemica che noi possiamo
identificare, e vi ho fatto vedere prima la tecnica per valutare la funzione endoteliale, ora vi mostro brevemente come possiamo valutare la rigidità vascolare, cioè il secondo stadio nello sviluppo dell'aterosclerosi. E per valutare la rigidità vascolare abbiamo la possibilità di misurare la velocità dell'onda del polso. È una tecnica riconosciuta e abbastanza semplice, in cui si mettono due registratori dell'onda del polso a livello della carotide, qui, e a livello dell'arteria femorale, qui. Il computer registra queste due curve, calcola il tempo di percorrenza di questa onda del polso, noi misuriamo la distanza in centimetri e con la distanza diviso il tempo abbiamo la velocità dell'onda del polso. Chiaramente più i vasi sono rigidi, più la velocità aumenta. A livello strutturale, per vedere se ci sono delle alterazioni a livello strutturale della circolazione sistemica, il terzo stadio sarebbe quello che noi misuriamo con una sonda speciale, è un programma speciale che misura automaticamente, misuriamo l'ispessimento della parete dell'arteria carotide. E tutti questi tre esami, cioè la funzione endoteliale, la velocità dell'onda del polso e il diametro della parete della carotide, sono dei fattori indipendenti del rischio cardiovascolare, cioè associati a morbidità e mortalità. E quello che abbiamo fatto poi è di studiare 65 bambini sani, nati dopo PMA. Qui devo ancora specificare che sono bambini nati senza complicanze nella gravidanza e monogravidanze, cioè non sono né gravidanze multiple né complicazioni nella gravidanza, con un peso alla nascita normale. E abbiamo di età media, questi bambini avevano 11 anni e abbiamo incluso 57 controlli nati dopo una concezione naturale. Abbiamo misurato, come vi ho detto, la FMD per la funzione endoteliale, la velocità dell'onda del polso per la rigidità vascolare e la parete della carotide, per vedere se ci sono delle alterazioni a livello strutturale. E a livello polmonare abbiamo misurato la pressione. Qui vedete i risultati della funzione endoteliale, cioè la funzione endoteliale in questi bambini nati dopo PMA era alterata in confronto ai controlli. Lo stesso vale per la velocità dell'onda del polso, cioè l'onda del polso era significativamente aumentata in paragone ai controlli, mostrando una rigidità aumentata dei vasi, e anche l'ispessimento dell'arteria carotide era significativamente maggiore nei bambini nati dopo PMA in confronto ai controlli. Lo stesso abbiamo trovato esponendo questi bambini in altitudine, siamo andati sulla Jungfrau Joch, abbiamo trovato che la pressione polmonare nei bambini nati dopo PMA era aumentata durante un'esposizione all'ipossia in confronto ai controlli. Adesso ci siamo chiesti naturalmente anche qui quali sono i meccanismi che inducono questa disfunzione vascolare generalizzata. Tre fattori potrebbero giocare un ruolo negli adulti. Negli umani, scusate. Uno è la sterilità, secondo l'età aumentata nelle madri, perché le madri di media hanno un'età significativamente maggiore al concepimento,
un paragone alle madri che concepiscono in maniera naturale e, come già Maurizio ha accennato, la stimolazione ovarica. Dunque, per escludere che la sterilità giochi un ruolo importante nel nostro studio, abbiamo esaminato la funzione vascolare nei genitori dei bambini nati da PMA e nei genitori dei controlli. E ciò che abbiamo trovato era che i genitori dei bambini nati da PMA, i genitori sterili, avevano una funzione vascolare simile ai genitori dei controlli, lo stesso vale sia a livello endoteliale sia a livello della rigidità vascolare. Per la seconda questione, se l'età della madre gioca un ruolo o meno, abbiamo guardato se c'è una correlazione tra l'età della madre, cioè tra 32 e 45 anni, e la disfunzione endoteliale nei bambini nati da PMA, e anche qui non abbiamo trovato nessuna correlazione. E infine, per testare se l'iperstimolazione ormonale abbia un impatto sulla disfunzione vascolare dei bambini nati dopo PMA, abbiamo esaminato la funzione vascolare nei bambini nati dopo iperstimolazione ma concepiti naturalmente, cioè non hanno avuto nessuna tecnica a livello di ICSI o in vitro fertilizzazione, ma le madri hanno avuto la necessità di avere un'iperstimolazione e poi sono stati concepiti naturalmente questi bambini. E vediamo qui che la funzione di questi bambini nati dopo l'iperstimolazione della madre è simile a quella dei controlli. Quindi noi presupponiamo che l'iperstimolazione ormonale, puramente l'iperstimolazione ormonale non associata a una gestosi della madre o così, tutte queste madri hanno concepito senza complicanze, i bambini erano singoli e senza appunto complicanze della madre, peso alla nascita normale, cioè che l'iperstimolazione ormonale per sé, solo lei, non abbia un impatto maggiore sulla disfunzione vascolare del nascituro. Una cosa interessante che poi ha confermato anche i nostri risultati è che c'erano 5 coppie in cui avevano un figlio nato dopo PMA e un figlio nato concepito naturalmente. E qui vedete la funzione endoteliale di questi 10 fratelli. I 5 nati, questo abbiamo poi scoperto dopo, che i 5 avevano... perché ci siamo chiesti, ma com'è possibile che un fratello abbia una funzione relativa, normale, diciamo, e un fratello abbia una disfunzione endoteliale? E dopo è risultato che appunto uno dei fratelli era stato concepito in maniera naturale e uno per PMA. E vedete qui, di queste 5 coppie, la funzione endoteliale nei 5 fratelli concepiti per PMA era significativamente più bassa che quelli concepiti naturalmente. Quindi giungo alla terza conclusione. La PMA induce una disfunzione vascolare generalizzata nel nascituro, nei bambini, detettabile già all'età di 11 anni, e questa disfunzione vascolare è probabilmente dovuta alla procedura per se stessa e non a fattori parentali. Ora, la quarta conclusione è che praticamente abbiamo identificato due fattori di rischio associati all'ipertensione arteriosa, cioè la preeclampsia per il nascituro e la PMA. E dobbiamo sapere che i dati negli adulti di PMA non sono ancora disponibili, perché il primo bambino nato per PMA è stato
concepito per PMA nel 1978, quindi non abbiamo ancora dei dati rilevanti dal punto di vista cardiovascolare con degli eventi clinici cardiovascolari, cioè non abbiamo dati su infarto miocardico o su stroke, ma abbiamo dati per i bambini nati da madri che hanno sofferto da preeclampsia, e sappiamo che la preeclampsia, come in questo studio pubblicato nel 2009, che bambini adulti nati da madre con preeclampsia hanno un rischio decisamente aumentato di soffrire dell'infarto cerebrale. Bene, cosa sono le conseguenze pratiche per noi medici, per i pediatri? Cioè che comunque l'anamnesi della vita precoce dovrebbe essere presa in considerazione quando si esaminano o si fa un'anamnesi a un bambino. Questa è una delle conseguenze pratiche. Ora, esaminare i meccanismi dettagliati in bambini che adesso comunque apparentemente sani, umani, è molto difficile dal punto di vista etico. Quindi noi ci siamo decisi di fare un modello di topolino di PMA per poter fare gli esami a livello biologico, e ciò che abbiamo trovato è che praticamente i topolini nati dopo PMA presentano le stesse alterazioni vascolari che gli umani. Vedete qui, adesso non entro in dettagli con la tecnica, comunque qui vediamo che i topolini nati da PMA presentano una disfunzione endoteliale, qui i topolini nati da PMA presentano una rigidità vascolare aumentata, e anche, oltretutto, i topolini nati da PMA presentano un'ipertensione arteriosa. Ora, noi sappiamo che parallelamente a questa vulnerabilità aumentata, se vi ricordate prima qui su questo asse c'era scritto vulnerabilità, parallelamente a questa vulnerabilità aumentata, che è aumentata in due periodi, cioè nel periodo tardo fetale e nel periodo embrionale, parallelamente su questa vulnerabilità c'è anche un aumento dell'attività epigenetica, non genetica, epigenetica. Cioè l'epigenetica si occupa di quelle regolazioni dell'espressione dei geni, epigenetica, senza alterazioni del codice genetico. Cioè noi abbiamo delle basi, abbiamo il DNA, questo è il codice genetico, ora l'espressione, come viene letto questo, quanto viene letto questo DNA, dipende da fattori epigenetici, cioè che non cambiano la sequenza del DNA, ma che regolano quanto viene trascritto, quanto viene espresso di questo DNA, in maniera semplice. Ora, noi abbiamo ipotizzato che un insulto o un ambiente avverso durante il periodo fetale o perinatale possa essere associato a una lesione a livello epigenetico che induca questa disfunzione vascolare che abbiamo visto prima. In breve, noi sappiamo che il DNA è avvolto su questi istoni, che sono come dei rotoli, e abbiamo un enzima che poi legge questo DNA, la RNA polimerase, e leggendo questo enzima vengono prodotte poi le proteine. Ora, uno dei meccanismi dell'epigenetica più importante è questa metilazione di cui ho parlato prima Maurizio, e noi sappiamo che se c'è un aumento della metilazione, questo impedisce a questo enzima di leggere il DNA e quindi impedisce la produzione della proteina. E un altro aspetto che noi sappiamo, ma questo dalla biologia, sappiamo che
Abbiamo visto che la funzione endoteliale è legata principalmente al monossido d'azoto. E noi sappiamo che questo enzima che produce questo monossido d'azoto gioca un ruolo principale nella funzione dei vasi. Quindi ci siamo chiesti se magari la PMA induca delle alterazioni a livello di questo gene principale importante per la funzione vascolare. Abbiamo guardato la metilazione del promotore di questo gene e vedete qui che la metilazione nei topolini, adesso siamo nei topolini, di questo gene è aumentata nei topolini generati tramite PMA. Questo si esprime dopo anche, si traduce in una diminuzione dell'espressione di questo gene, cioè viene espresso meno questo gene e per conseguenza anche nel contenuto plasmatico del monossido d'azoto, cioè questi topolini, abbiamo visto che un'alterazione epigenetica induce un'espressione diminuita di questo gene importante per la produzione del monossido d'azoto e nel plasma dei topolini abbiamo trovato che hanno una diminuzione di questo monossido d'azoto. Quindi riassumendo, questa è una diapositiva riassuntiva, abbiamo visto che se si cambia l'ambiente in questo periodo importante dello sviluppo associato a un'attività epigenetica aumentata, abbiamo una metilazione aumentata di questo gene, una trascrizione diminuita poi della proteina e quindi abbiamo meno monossido d'azoto. La conseguenza di questo è una disfunzione vascolare che può condurre fino all'ipertensione arteriosa. E abbiamo visto che questi topi hanno una pressione arteriosa aumentata, quelli nati da PMA, se si paragona alla pressione dei controlli, nati o concepiti in maniera naturale. Ora, noi abbiamo fatto il primo studio con questi 65 bambini, allora dodicenni, nel 2012 e nel 2016-17 abbiamo voluto fare un follow-up, abbiamo voluto riesaminare la funzione vascolare di questi bambini, sia dei controlli che dei bambini nati per PMA, adesso avevano 17 anni, abbiamo voluto vedere come si evolve la funzione vascolare in questi giovani. Allora abbiamo esaminato dopo 5 anni di nuovo tutte queste misure, abbiamo esaminato la funzione endoteliale, la rigidità vascolare, la struttura dei vasi e per vedere se anche questi bambini sviluppino un'ipertensione abbiamo misurato ambulatoriamente durante 24 ore la pressione sistemica. Questo è il gold standard per la diagnosi dell'ipertensione. Adesso questi dati non sono ancora pubblicati, quindi vi prego di non divulgare troppo questi dati. Vedete qui al baseline, cioè nel 2012, cos'erano i risultati delle FMD, sempre sulla parte sinistra, sono nel 2012 e qui dopo 5 anni. E vedete che dopo 5 anni, a livello di funzione endoteliale, la disfunzione nei bambini da PMA persiste se si confronta con quella dei controlli. Lo stesso vale per la rigidità vascolare, rimane significativamente più alta nei bambini nati dopo PMA e anche la disfunzione a livello strutturale, cioè l'ispessimento della carotide è significativamente più alta che nei controlli dopo 5 anni. Dunque, la prossima questione è quello che vi ho detto,
abbiamo addirittura dopo 5 anni il quarto stadio di sviluppo nella sequenza dell'aterosclerosi, cioè presentano già un'ipertensione arteriosa. E qui vedete i risultati della pressione sistolica, la media, e della pressione diastolica, che era significativamente aumentata nei bambini nati da PMA in paragone al controllo. Dunque, possiamo concludere che questa PMA induce un invecchimento dei vasi sanguigni già in adolescenti apparentemente sani, ma questo si traduce poi in un'ipertensione arteriosa. Ora, questi dati riassumendo, li abbiamo riassunti nel 2015 in un articolo dove mostra appunto questi cambi a livello strutturale, qui la IMT, qui l'arteria stiffness, la disfunzione endoteliale e l'ipertensione arteriosa. Di altre cose come l'insulino resistenza non ne ho parlato, ma abbiamo fatto anche studi a livello metabolico. La domanda è la PMA un nuovo rischio, è un nuovo fattore di rischio cardiovascolare? Non so. Un aspetto che bisogna considerare però è quello che già Maurizio ha prima accennato, cioè che il rischio nei bambini nati da PMA di nascere prima del termine, di avere un peso basso alla nascita o di essere piccoli rispetto all'età gestazionale è significativamente aumentato. E questi, già solo questi fattori, indipendentemente dalla tecnica, qui sono dati i valori per i bambini, per le persone nate o concepite naturalmente, questi fattori qui associati alla PMA inducono un rischio aumentato per lo sviluppo dell'ipertensione arteriosa e anche per la malattia coronarica. Vedete qui i valori. Ora, nei topi noi abbiamo trovato che abbiamo fatto uno studio di mortalità nei topi e abbiamo visto che soprattutto topi generati per PMA in cui li si nutre con una dieta ricca di grassi, qui high fat diet, la mortalità è significativamente aumentata in confronto a topi concepiti naturalmente che sono trattati con la stessa dieta. Vedete qui in blu. Dunque, non abbiamo ancora dati umani, come detto, perché siamo nel 1978, è stato generato il primo bambino per PMA, ma dovremo vedere nei prossimi anni cosa succede. Come possiamo intervenire? E questo è una diapositiva che mostra i due aspetti, quello già accennato prima da Maurizio, cioè che già solo la tecnica induce delle complicanze che noi sappiamo già adesso che è associata a un rischio cardiovascolare aumentato. Cioè abbiamo più prematuri, abbiamo più bambini con un peso alla nascita basso, abbiamo più donne che soffrono per preeclampsia e tutto questo lo sappiamo già che è associato a un aumento cardiovascolare. In più ci sono i rischi associati direttamente alla tecnica, cioè sappiamo che i mezzi di cultura sono delle condizioni subottimali. E uno dei problemi è che l'industria che produce questi mezzi di cultura non danno la composizione esatta, cioè non ci dicono, noi abbiamo già contattato queste ditte perché ci interessa di vedere se un'alterazione di questi mezzi di cultura abbia un effetto
sul rischio cardiovascolare, ma loro non ci danno la composizione esatta di questi mezzi di coltura. Quindi uno dei fattori sicuramente che gioca un ruolo sono questi mezzi di coltura. Poi, come diceva già Maurizio, un fattore sicuramente che gioca un ruolo è questo transfer di un singolo embrione. Lo sappiamo che se trasferiamo un embrione solo, il rischio di queste complicanze come la prematurità, la preeclampsia, così, è molto più basso. Poi sappiamo che questi mezzi di coltura inducono delle alterazioni epigenetiche. Un intervento possibile è quello di modificare questi mezzi di coltura e indurre un cambiamento a livello epigenetico che ci dà una funzione vascolare normale. Questi esperimenti li abbiamo già fatti e si possono fare. E qui vi mostro uno di questi esperimenti. Dunque, noi abbiamo dato nel mezzo di coltura che noi abbiamo a disposizione, che è esattamente lo stesso quello utilizzato negli umani che nei topolini, abbiamo aggiunto della melatonina in questo mezzo di coltura. Noi sappiamo che la melatonina induce una diminuzione dello stress ossidativo nel mezzo di coltura e abbiamo esaminato la funzione vascolare in questi topolini nati da PMA con il mezzo di coltura in cui si è aggiunto la melatonina. Voi vedete qui la funzione endoteliale nei controlli e nei nascituri della melatonina dopo concepimento con mezzi di coltura in cui si è aggiunta la melatonina è simile. Anche qui vedete che la pressione sistemica non è che si normalizza, ma è significativamente più bassa, quasi simile a quella dei controlli. Anche la metilazione di questo ENOS, quindi di questo gene importante nella funzione endoteliale, si normalizza e anche la concentrazione del plasma, anche qui non è completamente normalizzata come nei controlli, ma sicuramente molto migliore che nei topolini concepiti da PMA in mezzi di coltura senza l'aggiunta di melatonina. Vi ringrazio per l'attenzione. Maurizio. Se ci sono domande. Maurizio, vieni qua. Se ci sono domande. Che l'idea ora è quella di provare a fare un po' di dibattito su questi temi. Io mi permetterei di invitare qui anche Luigi Gaetti, qui al tavolo, che era invitato naturalmente per la tavola rotonda del pomeriggio, è un nostro portavoce in Senato, quindi è un senatore del Movimento 5 Stelle che ha assistito a tutta la discussione fino ad ora, insomma, quindi tra l'altro è un medico anatomopatologo e quindi si è occupato giusto appunto anche di placenta e villi coriali, quindi ha un'esperienza anche specifica in questo settore. Sono state dette tante cose e credo davvero che si sia fatto bene a organizzarlo, al di là della numerosità delle persone. Questo convegno sarà pubblicizzato con gli atti, la registrazione sarà diffusa e quindi cercheremo davvero di fare dei percorsi di un certo tipo. Ho visto che il collega Gemmi dell'Agenzia Regionale Sanità era molto incuriosito da questi dati, perché una delle questioni essenziali, che poi chiaramente il Movimento 5 Stelle lo rivendica come base fondante, ma non è questo il punto che lo rivendichi il Movimento 5 Stelle. Una delle basi essenziali è quella di una partecipazione informata, di un consenso informato, di una partecipazione consapevole alle scelte. E quello che emerge dal racconto di oggi
è che la maggior parte delle persone non è informata. La maggior parte delle persone non conosce questi rischi. Gli stessi centri per la procreazione medicalmente assistita, da quello che risulta a noi, non li forniscono questi dati, o quando li forniscono come quando si va a firmare un contratto con la banca o con un'assicurazione. Attenzione, il farmaco scritto piccino in fondo, cioè non c'è questo tipo di percorso. Ma ancora più grave, sembra quasi che non lo conoscano nemmeno gli addetti ai lavori. Sembra che nemmeno chi lavora in questo settore sia così aggiornato su questi rischi da poterli raccontare agli utenti. Perché comunque sono state dette delle cose grosse. Rischio doppio di parto prematuro, rischio doppio di basso peso, anzi basso peso alla nascita 10 volte nella PMA. Nell'embrione fresco rispetto a quello congelato. Certo, sì. Quindi l'aumento del rischio di ictus nei bambini nati da PMA, l'aumento del rischio... PMA no, di preeclampsia, questo non l'abbiamo ancora, questi dati, perché sono troppo giovani. Certo, questo è vero, sì. Però la disfunzione cardiovascolare che potrebbe esitare, certo, in complicazioni gravi. La cosa interessante è che la letteratura questi dati è prolifica, diciamo, in questo senso. La letteratura è sempre più ricca, sempre più abbondante anche, che ci suggerisce di precauzione, che ci suggerisce cautela, quindi non solo per gli OGM, ma la letteratura ci dice che ancor prima della procreazione medicalmente assistita a livello umano era chiaro un rischio cardiovascolare già negli animali. Quindi era facilmente prevedibile che il trasferimento di questa tecnica dagli animali, che conveniva per, come diceva Maurizio, la riduzione del periodo refrattario fra una gravidanza e l'altra, ma anche perché nascono animali in sovrappeso e quindi forniscono anche più carne. Scusa, se ti interrompo, anche per evitare selezionare geni normali, certo. Selezione genetica. Certo, però diciamo, era prevedibile, quindi una precauzione del dire facciamo le cose con maggiore prudenza, con maggiore cautela, a maggior ragione nell'uomo, era lecito, no? Ci si richiama spesso al principio di cautela e di precauzione. Però il fatto che questa informazione non passi, soprattutto nella classe medica, nella cultura medica, mi fa venire in mente che forse c'è bisogno di una maggiore consapevolezza da parte nostra, mi ci metto anch'io appunto in quanto medico, nella percezione del conflitto di interessi strutturale che le categorie hanno. Perché c'è un elemento che è questo, cioè facendo questo tipo di attività a volte ti dimentichi la sobrietà in questo contesto. E in un percorso come la PMA forse a maggior ragione ci sarebbe bisogno di sobrietà. Perché? Perché si va a agire sulle emozioni, si va ad agire su un desiderio profondo, uno dei desideri più potenti che c'è. Quella dell'accudimento dei piccoli, di procreare, è il desiderio più potente che c'è in natura. È l'unico stimolo, la maternità nei cuccioli d'animale, che porta il soggetto studiato a morte rispetto ad altri stimoli potenti, come può essere la stessa sessualità o come possono essere certe droghe. Si è visto che lo stimolo più potente è questo, quindi è chiaro che si va ad agire su qualcosa che è profondamente legato all'affettività, all'emotività, e quindi a maggior ragione chi fa questo tipo di lavoro dovrebbe farlo con maggior sobrietà e con maggior attenzione a questo tema. Certo è, e questa è una domanda che
che faccia Maurizio. Potrebbe essere già da ora su questi dati, forse, non so se i dati sono sufficienti, potrebbe già essere da ora prevedibile un aggiustamento delle linee guida, delle linee di indirizzo, per esempio, rispetto a scegliere un ovulo, per esempio, un embrione crioconservato piuttosto che un embrione fresco, perché se questi dati vanno verso questa direzione, tutto sommato fare un'operazione di questo genere, per esempio, vorrebbe dire chiedere alla coppia di attendere un mese e mezzo rispetto al momento in cui si fa quindi si aspetta un mese e mezzo e siamo più sicuri di avere meno rischi. Questo mi sembra di aver capito. Sì, perlomeno si può esporre come possibilità. Poi, dal punto di vista tecnico, lo sa meglio chi si occupa di questo. Si può fare? Si può fare. Cioè, si può esporre la possibilità di avere un po' di pazienza e avere il transfer in un ciclo non stimolato un mese dopo, due mesi dopo. Io non ci avevo pensato, ci ha pensato Andrea a questa cosa. No, questo è già provato da dei dati importanti, cioè in Canada e non solo, Danimarca, insomma altri due o tre paesi, Austria mi sembra, comunque insomma si trova in letteratura, dove vengono rimborsati cicli con il transfer di un solo embrione. Penso non ci sia nessun dubbio che è meglio. Che sia meglio la gravidanza singola, questo anche dal punto di vista cardiovascolare è un dato di fatto sicuro, perché sappiamo che appunto tutte le gravidanze multiple comportano un peso alla nascita più basso, un rischio di preeclampsia, e quindi questo è un dato già accertato. Un'altra cosa che dato diciamo da tenere molto presente è anche quei dati del transfer, della percentuale di transfer in Italia nel 2015, quindi con 20% 3, 46 o 48% 2 e 20 qualcosa 1, mentre invece in Canada 6 anni prima il transfer doppio, cioè la gravidanza gemellare era al 26%, quindi diciamo c'è parecchio da guadagnare anche almeno raggiungere i risultati del Canada prima che facessero questa scelta di finanziamento diciamo di un solo embrione, cioè siamo dietro anche a quello, perché è più facile, oppure perché magari ci sono delle coppie, questo non lo so, che quando vengono si ottengono due o tre embrioni desiderano che non siano lasciati lì, cioè ci sono due embrioni, non gli piace che uno sia congelato. Anche questo penso sia un fattore che stimola, che fa aumentare le gravidanze doppie, cioè il rifiuto di tenere in frigo un embrione, che non è una bella cosa. Capite, voglio dire? Sì, sì. Cioè, e quindi dice, se sono prodotti due, vabbè, è maggior rischio, però preferisco che siano trasferiti tutti e due. Sì, io volevo aggiungere proprio una cosa su questi elementi, nel senso che i lavori scientifici servono proprio per progredire, per fare meglio quello che si faceva, e quindi stanno emergendo delle cose, abbiamo appreso che in certi altri posti del mondo sono anni che hanno preso questo tipo di cose. Ecco quindi la necessità di migliorare l'aspetto tecnico, e quindi qui si cozza con un problema legislativo,
nel senso che, come sostengono in molti nelle audizioni che abbiamo fatto, qui la tecnologia, la scienza va molto più avanti e anche in tempi molto più ristretti rispetto all'attività legislativa, per cui la necessità di fare delle leggi che abbiano sì dei criteri e dei paletti chiari, però diano la possibilità di inserirsi queste nuove tecnologie, queste nuove evidenze in maniera rapida. E da questo punto di vista, infatti molti sostenevano la necessità di intervenire con, appunto, con linee guida, con decreti ministeriali, in modo tale da poter mettere in pratica subito queste novità. E quindi questo ritengo che sia un elemento importante di riflessione. In più vorrei anche aggiungere che noi in Senato ci siamo occupati di questo problema della procreazione medicalmente assistita già negli ultimi 2 anni, perché ci sono ben 12 provvedimenti depositati da vari gruppi. Proprio perché la legge 40 è stata superata da queste 3 sentenze della Corte Costituzionale, quindi si voleva inserire questi elementi con elementi di tecnologie, per esempio tutta la conservazione dell'embrione, con la possibilità della donazione, che in Italia praticamente non se ne fanno per tutta una serie di problemi anche oggettivi, per cui inserire queste regole. Di fatto, dopo aver fatto una quindicina di audizioni e quindi una ventina di incontri, praticamente non c'è stata una sintesi politica e quindi praticamente da questa primavera l'argomento è stato dichiarato chiuso e quindi se ne occuperà il prossimo Parlamento, che sarà nella primavera dell'anno prossimo. Anzi, qualcuno ha anche sostenuto che tutto sommato non c'è una necessità così impellente di rivedere la legge, perché tanto la legge è stata sistemata, tra virgolette, dalla Corte Costituzionale, quindi praticamente è già operativa in questo senso e le nuove scoperte possono essere inserite nell'ambito nazionale attraverso regolamentazione ministeriale. E l'idea di cambiare un po' il futuro della legislazione, di andare nei confronti di leggi, diciamo così, sempre più snelle, che mettono solamente alcuni punti e poi lasciando soprattutto queste leggi così tecniche alla regolamentazione ministeriale, si fa sempre più strada. Io però vorrei sottolineare che oggi abbiamo ragionato molto di tecnica e di numeri, ma secondo me su un argomento così importante e così profondo nell'essere della persona, nell'essere della coppia, nell'essere della società, cioè tutti questi problemi non vanno disgiunti dall'aspetto pratico. E secondo me è su questo che dovremmo anche agire in maniera importante, cioè sull'aspetto sociologico, perché stiamo vedendo sempre di più anche quei casi che faceva vedere delle 5 coppie che hanno avuto prima un figlio e poi un altro. Stiamo sempre vedendo che ci sono persone, anch'io ne conosco, che hanno avuto una relazione, una famiglia in gioventù, poi passano gli anni, cambiano l'assetto delle coppie e poi alla fine vogliono ricostruire una vita con gli stessi criteri che avevano all'inizio. Forse da questo punto di vista su queste cose si dovrebbe agire più su un ambito sociologico e psicologico che non su un ambito invece di interesse privato che poi viene stimolato dal fatto che non si conoscono
questi aspetti invece che hanno un significato, secondo me, hanno un'accettazione di rischio per una coppia infertile, per una coppia che abbia delle probabilità, una coppia che ha, non so, già dei deficit genetici riconosciuti rispetto a una coppia che invece è già avanti negli anni e si vuole costruire un percorso che, come abbiamo già visto, aveva già costruito all'inizio. Ecco. E secondo me anche queste cose qui sono cose che dovrebbero entrare un po' nella discussione, perché altrimenti si crede che tutto sia tecnica, che tutto sia permesso, che tutto sia facile, invece è tutto un rischio, è tutto... E quindi poi alla fine chiudo questo mio intervento, siccome io sono un patologo e ho trascorso praticamente la mia vita voi sapete, il patologo trascorre la sua vita o fare autopsie o fare diagnosi di cancro alla gente, e io ero più della prima parte, ho fatto nella mia vita più di 2500 autopsie, quindi avevo a che fare con questo mondo un po' così, per cui non mi sono mai preso un po' sul serio. E io dico che appunto poi alla fine di qualcosa dovremmo pur morire, perché altrimenti... E quindi è per quello che sono un fautore del fatto che avendo io, perlomeno, una vita sola, cioè, secondo me vado più la qualità e la soddisfazione della vita che non appunto certe rincorse di certe dinamiche sociali, di carriera, di potere e quant'altro, appunto perché avendone una sola... E secondo me cioè, dovremmo, che queste sono un po' insomma la filosofia della decrescita felice, sono un po' una filosofia un po' diversa, e anche secondo me su questo punto bisognerebbe cioè, rivedere un po' il modello di società, il modello di vita, perché altrimenti cioè, a me fa un po' sorridere quando appunto vedo la cinquantenne che chiede di fare un figlio, secondo me non ha capito molto di quello che è la vita. Ecco, per cui credo che l'aspetto sociologico oggi sia davvero importante, e credo che su questo dovremmo far sì che la discussione, la partecipazione, il sentire comune venga avanti. Ecco, quindi questi erano alcune osservazioni che volevo fare, se forse non ho detta una, che nell'ambito delle discussioni fatte in Senato questi aspetti non sono stati presi in considerazione da nessuno. Quindi si è discusso sull'embrione, se tenerlo, non tenerlo, su chi ha la possibilità della diagnosi preimpianto, se c'è la cromosopia, se... Cioè tutto un discorso inserito in una logica sperversa, ma di questo qui, delle audizioni fatte... Quindi quando davvero si dice che sono aspetti poco conosciuti, si è discusso se la legge andava inserita la parola eugenetica o meno, cioè tutti questi aspetti soprattutto in ambiti legislativi e non invece in questi termini. Quindi davvero grazie. Ci hai confermato la negazione del sistema, una sorta di difficoltà che il sistema ha a uscire dai soliti schematismi ideologici, poi alla fine, perché alla fine poni solo il problema di preconcetti, di pregiudizi o di, in un senso o nell'altro, in una sorta di polarità in cui poi si cerca lo scontro, no? Quindi viene fatto sul biotestamento, sulla cannabis e la legalizzazione della cannabis, su tutti questi temi, invece di guardare, come dire, gli aspetti anche scientifici o comunque di una cultura che cambia, si va avanti con dei preconcetti, con dei meccanismi ideologici. E quindi chiaramente mi torna che di questa cosa in audizione al Senato non se ne è parlato, però direi è di una gravità inaudita, cioè fai una legge evitando di confrontarti sulle evidenze scientifiche, e la legge va a riguardare proprio qualcosa che ha a che fare con l'evoluzione stessa della scienza. Però
tanto lo riprendiamo alle 2 del pomeriggio poi la tavola rotonda. C'è qualcuno che vuole approfittare per fare domande, per... Microfono. È lì. Certo, sì. Aspetta un attimo solo il microfono. Scusa, ma per la registrazione, se no non... Dicevo che non riesco bene a capire il riferimento ad alcuni dati, nel senso che vedo sono stati portati i dati del Canada, quando noi abbiamo dal 2000 il registro volontario di PMA e dal 2004 il registro obbligatorio di PMA, dove sono stati indicati gravidanze gemellari, trigemellari, ovvero singole, sono dati ufficiali dei registri dei parti, dove oggettivamente si vede che la gravidanza trigemellare, ma questo è pacifico, è risaputo, comporta degli elevati rischi. Tant'è vero che è stato uno dei motivi di dichiarazione di incostituzionalità della legge 40, laddove imponeva di trasferire 3 embrioni tutti assieme se tutte e 3 si fecondavano. Così come lo stesso, e sono dati pubblici, quelli del registro italiano dei PMA, così come i dati del registro europeo di PMA. Sono quello che ha ottenuto la sentenza del 2009 della Corte Costituzionale sul divieto di crioconservazione e obbligo di trasferire tutti gli embrioni. E cosa ho fatto? Ho preso i dati del registro italiano, li ho raffrontati con quelli del registro europeo e ho fatto vedere che erano triplicate le complicanze dei trattamenti di PMA in Italia nel periodo della legge 40 applicata applicata appunto dal 2004 al 2009. Questo dati alla mano, era ridotte le percentuali di successo di quasi 1/3 e questo voleva dire che a parità di possibilità si triplicavano le complicanze. Per cui, scusa, non ho capito. Le complicanze sono aumentate perché sono aumentate le gravidanze trigemine. Capito bene? Le trigemine erano aumentate perché c'era l'obbligo di trasferire tutte e 3 gli embrioni se si fossero formati 3 embrioni, ma in generale, potendo trasferirne poi solamente 1 e di qualità spesso e volentieri, proprio perché non ci poteva essere la selezione, ma si doveva trasferire tutto di qualità bassa, si finiva per avere, a parità dello stesso gruppo di popolazione, prendi la Francia come riferimento, prendi l'Italia come riferimento, dove l'età media è la stessa delle donne, si vedeva che la Francia aveva, vado a memoria, 40% per ciclo di trattamento stimolato e l'Italia aveva 20% del ciclo stimolato, anche inferiore. Quindi per avere la stessa possibilità di successo avevi il doppio del rischio di complicanze, dal prelievo ovocitario, quello che può conseguire, all'iperstimolazione, quello che può conseguire. Quindi secondo me lì nei dati ufficiali italiani si trovava già tutto. Come da una parte non capisco dei dati delle complicanze specifiche dove si siano prese. Mi sembra di capire che è stata una review di pubblicazioni. Allora, dove sono i dati? Quali sono i dati? Ci sono... Allora, le percentuali le ho prese da delle meta-analisi, delle review, ma nelle review c'è la bibliografia che è enorme. Cioè, per arrivare a quei dati hanno messo insieme i risultati di studi fatti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Europa. Non è che
ho preso i dati io ho fatto vedere anche i dati italiani del 2015 e confrontandoli con il Canada emerge che i trasferimenti di due o più embrioni, la percentuale in Italia di trasferimenti di due o più embrioni è più del doppio di quella che era in Canada nel 2009. Dopo, però, hanno in Quebec praticamente hanno ottenuto la possibilità di fare delle leggi nello Stato del Quebec non federali, perché Quebec è diverso, francese, sono indipendentisti, e hanno deciso di finanziare con fondi pubblici solamente il trasferimento di un embrione. E questo ha diminuito tantissimo le gravidanze più a rischio. Pronto? In Italia non è le indicazioni dell'OMS sarebbero quelle di trasferire un embrione alla volta. Sì. Non è fuori di dubbio. Ma non viene fatto. Un altro aspetto, è una questione che non c'entra qua i dati che avete fornito, però volevo fare riferimento perché secondo me è interessante, perché di dati si tratta. Nel registro italiano di PMA non ci sono dati sulla diagnosi preimpianto, zero. Se tu guardi dal 2004 al 2017, cioè che sono quelli del 2016, non ci sono dati sulla diagnosi preimpianto. E questa è una perdita perché rende impossibile il confronto tra una tecnica e un'altra tecnica. E soprattutto non si hanno i risultati delle nascite neanche. Perché? Perché il Ministero sostanzialmente dice: siccome la diagnosi preimpianto si può fare solamente per le coppie fertili, per le coppie fertili bisogna individuare le patologie per cui è possibile fare la diagnosi preimpianto. Fino a che io non ho individuato quali sono le patologie perché si può fare la diagnosi preimpianto, questa non può essere fatta. Cosa che non è vero, perché la diagnosi preimpianto per le coppie infertili può essere già fatta. Però non c'è un dato sul registro italiano di PMA. Questo il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione parlamentare per sapere per quale motivo questi dati non vengono pubblicati e interrogazione a cui puntualmente non è ancora stata data risposta, ormai da 6 mesi. In altri casi ne aspettiamo da 4 anni di risposte a interrogazioni parlamentari. Vedi il caso che ho sempre sollevato io della questione Avastin Lucentis, di due farmaci dell'oculistica. Avastin costa 30 euro a fiala, Lucentis ne costa 900 euro a fiala. Abbiamo presentato un'interrogazione nel 2013, prima della sentenza dell'antitrust, è ancora lì che stiamo aspettando. Per quanto riguarda la possibilità di intervento pubblico, emerge molto chiaramente che, per esempio, la regione toscana, che fa su questi problemi spesso da battistrada, potrebbe prendere in considerazione la politica del Quebec, cioè di favorire attraverso incentivi o disincentivi il trasferimento di un solo embrione. Cioè, in positivo, cioè, ci sono tante cose che non vanno, ma la regione toscana ha fatto, bisogna riconoscere, anche tante cose che vanno, cioè che hanno cambiato in meglio l'assistenza sanitaria, la pratica, che ne so, per esempio nella diagnosi prenatale le prime linee guida sono state fatte in Toscana e poi sono state adottate anche da altre regioni. È stata la prima a fare a organizzare la PMA da ovodonazione, potrebbe essere la prima a incentivare con i fondi pubblici
dare o non dare la gravidanza da PMA singola, che ha meno rischio. Perché il punto fondamentale di questo convegno è il rischio della gravidanza da PMA. Questo è il punto. La diversità. Secondo me sarebbe proprio una bella cosa che la Regione Toscana adottasse questa politica, è qualcosa proprio di alto livello, sia politico, sia sociale, sia scientifico, perché incentiva una professionalità maggiore, perché poi noi si parla di cose teoriche, ma la pratica è quasi sempre diversa in peggio. Cioè, noi si parla di cose, la pratica è diversa in peggio. Quindi se c'è un intervento che agisce sulla leva economica, stimolando, indirizzando verso pratiche più sane, è qualcosa che cambia veramente la situazione. Ci sono, come dire, naturalmente delle azioni da fare a livello regionale, ci sono delle azioni da fare a livello nazionale. Quindi una azione sicuramente è questa, che la Regione comunque sia attraverso i suoi canali, attraverso i suoi esperti, la stessa Agenzia Regionale di Sanità può aiutare a comprendere meglio questo aspetto dei rischi della PMA come fattore di rischio cardiovascolare piuttosto che della utilità di procedure più virtuose per ridurre questo rischio e per ridurre anche altri rischi. Sicuramente non è affrontato in questo momento, ma magari nel pomeriggio si affronterà anche l'aspetto sociologico che dicevi, Luigi, quello più anche legato alla cultura, alla modalità di approccio, a genitori che sembrano dei nonni invece che dei babbi, cioè tutta una serie di aspetti che sicuramente poi vanno a condizionare anche il modello esistenziale. E quindi poi alla fine non capisci se ci sono dei disturbi emotivi, nevrotici o di altra natura, autismo, eccetera, se sono legati in realtà al modello familiare piuttosto che alla genetica modificata dalla presunta modificata dalla PMA. Però sicuramente una cosa che si può fare anche a livello regionale è quello di impegnare il governo a rivedere i LEA rispetto a una modalità diversa sulla PMA, più legata alle evidenze scientifiche che legata ai bisogni emotivi o ai bisogni politici, no? Quindi questo è un aspetto che sicuramente ci impegniamo a fare, con un po' di limitazioni che chiaramente, come questa è una cosa che si può portare avanti con due strategie, o come Movimento 5 Stelle o cercando di coinvolgere e i vari governi clinici, quindi lo stesso ordine dei medici che potrebbe dare dei suggerimenti. Ora c'è un organismo che si chiama governo clinico regionale, dove ci dovrebbe essere il consiglio terapeutico regionale, e in quel contesto lì, insieme all'ARS, si possono fare delle ipotesi di linee guida da suggerire anche a livello ministeriale rispetto a questo tema. Quindi noi ci si impegna su questo, perché è sicuramente una cosa diciamo, su cui non ci si può neanche mettere a contestarla. Come si fa a contestare l'evidenza scientifica così significativa anche nel contesto di un principio di precauzione che è stato evocato? Direi il problema non si può neanche porre, non avrebbe senso. Sì, la cosa che volevo aggiungere è che, come si diceva prima, per far capire anche a chi sta fuori come si ragiona in Parlamento, ad esempio in Senato i LEA sono arrivati dopo che sono stati approvati, abbiamo letto sul giornale e abbiamo detto forse è il caso di capire qualcosa di più, e abbiamo fatto un'analisi poi economica del costo dei LEA, del risparmio passando fra il day hospital, dal day surgery al day hospital, queste cose qui, però noi non siamo entrati in merito in nessun LEA. E invece abbiamo capito che i LEA sono estremamente importanti, perché è il modo in cui il governo centrale dà degli input precisi alle regioni.
perché io che sto girando un po' tutte le regioni che sono al Senato, quando vado nelle regioni e si parla per acronimi, ogni regione fa i propri tavoli tecnici, le proprie, come è stato spiegato, i propri centri studi, eccetera, poi ognuno fa le cose in maniera diversa, quindi per me è particolarmente complicato capire tutte le varie dinamiche regionali. Per cui ragionare sui LEA è un elemento importante. Adesso hanno fatto questo tavolo tecnico in modo tale che i LEA potranno essere aggiornati non dopo 15 anni come è stato fatto in febbraio di quest'anno, e dicono quindi che verranno aggiornati in tempi sempre più brevi, sempre più puntuali, anche se abbiamo visto poi in certi settori, per esempio come tutto nel settore dell'esempio delle protesi e quant'altro, hanno ridotto di molto i termini, quindi hanno raggruppato e mettendo insieme situazioni davvero complicate, e quindi alla fine è tutto per un'unica logica di risparmio. Ecco, quindi da questo punto di vista credo che il percorso da poter fare nell'ambito del Ministero, ed è un ambito ministeriale, quindi noi come Parlamento non ci fanno mettere piede, sia l'unico modo per poter veramente dare un miglior servizio ai cittadini. Ecco, questo credo che sia l'unica strada possibile. Se non ci sono altre domande, si mangia velocemente qualcosa e alle 2 si conclude con la tavola rotonda. Rispetto ai presenti dovrebbe esserci appunto un avvocato, Saura Bardi, e un bioeticista, Gianni Baldini. Poi magari proveremo, a questo punto solo telefonicamente, a sentire se Luca Mencaglia vuole aggiungere qualcosa rispetto a qualcosa che gli ho già detto prima, ma non aveva il collegamento possibile in quel momento, quando sono uscito 10 minuti fa. Grazie a tutti, ci vediamo alle 2. Grossi problemi.